Vedere che succede, le chiese rose, che a quel punto sarebbe rimasta almeno per solidarietà con la comunità paesana che era lì radunata. E che c'è da vedere? Il prete è arrivato, lui è morto e fuori fa un gran freddo. Andiamo, va, che devo anche portare la linea dentro casa e accendere il cammino. Al di là della rotonda c'erano sulla soglia del negozio delle parrucchiere Sofia e Maretta, coperte da una mantellina di lana, mentre tra loro la moglie del fornaio guardava fuori con i rolli in testa. «Ma è vero che è morto il farmacista?» chiese Sofia ad Adele. «Sì, Romeo, pare che gli sia preso un infarto», rispose lei. «Una così brava persona», sospirò Maretta. «Adesso non cominciamo a dire che era tanto bravo solo perché è morto», esclamò Adele senza riflettere. «Oh, Adele, ricorda che stiamo parlando di un defunto», la rimproverò quasi Sofia. «Andiamo a casa, nonna», disse Rosy, cercando lei stavolta di trascinarla via. «La conosceva bene. Ora avrebbe detto a voce alta quanto lei lo detestasse, nonostante la tragica fine che aveva fatto». «E no, Sofia», infatti esplose, resistendo alla spinta della nipote. «Anche tu hai sempre detto che non vedevi l'ora che andasse in pensione. Non ti guardava mai in faccia, non è mai stato capace di darci un consiglio a nessuno di noi. Ti metteva in mano il pacchetto delle medicine come se gli scottasse, e quando da lui non erano disponibili i medicamenti che ti avevano prescritto, invece di ordinarli, più delle volte ti mandava a cercarli altrove. Ma che aveva di buono quell'uomo?» «Oh, senti, che c'entra?» cercò di spiegare Sofia. «E non eri tu a dire che se fosse stata una donna ti saresti rifiutata di farle i capelli?» disse Adele inquieta. «E quando? Ti ho sentito io con le mie orecchie mentre uscivi dalla farmacia, sì, quando non avevo una macchinetta disponibile per le analazioni. Ancora